Bentrovati, oggi parliamo della temperanza, quindi l'arcano 14. Andiamo subito a vedere quali sono le carte che precedono, seguono e le altre carte che hanno un rapporto particolare con la temperanza. Dunque, nella scorsa puntata abbiamo esaminato la carta senza nome, l'arcano 13, che è la carta che precede la temperanza. Dunque, che cosa è successo con l'arcano senza nome? Abbiamo detto che non possiamo chiamarla morte perché la dicitura morte non c'è da nessuna parte, però in questa carta abbiamo dovuto compiere una pulizia profondissima. Ecco, nel compiere questa pulizia profondissima abbiamo creato lo spazio necessario affinché l'energia tornasse a circolare. Quindi dopo le due carte comunque molto impegnative dell'appeso e poi, che è il numero 12, e poi dell'arcano 13, la carta senza nome, in cui abbiamo dovuto veramente tagliare la testa alle autorità interiori e compiere una rivoluzione esplosiva e anche distruttiva e violenta, finalmente possiamo ristabilire, come dire, un equilibrio che però un equilibrio che non poteva sorgere, non poteva stabilirsi se prima non avessimo effettuato questa pulizia profonda, questa pulizia a volte anche traumatica. Quindi, dopo aver compiuto questa missione molto impegnativa, finalmente ci meritiamo un po' di equilibrio. Questo equilibrio che con la temperanza si ristabilisce perché finalmente c'è lo spazio per l'appunto per far circolare nuova energia e per riequilibrare laddove è necessario riequilibrare. La carta che poi seguirà la nostra temperanza, quindi la temperanza comunque è una carta di stabilità su vari livelli, è una carta di guarigione. Dopo aver ristabilito questo equilibrio, abbiamo nuovamente una tentazione, come l'abbiamo avuta con il Papa. Ma questa volta, invece di essere una tentazione ideale, spirituale, è una tentazione creativa, legata all'energia creativa e sessuale, legata anche all'incarnazione dell'ego. Questo poi avrà varie implicazioni che vedremo meglio nella prossima puntata, però qual è il rapporto che vediamo lampante tra queste due carte? Beh, uno è un angelo e l'altro è un diavolo, o meglio, il protagonista è il diavolo, poi ci sono altri due personaggi che sono i suoi diavoletti incatenati alla base del diavolo. Ma è molto interessante questa successione perché sappiamo che ogni tappa del tarocco è come se fosse necessaria. È come se fosse necessario proseguire per non rimanere cristallizzati, per non stagnare. Quindi, anche in questo caso, anche se si tratta di un angelo, quindi di una stabilità angelica, di una guida superiore, di una guarigione miracolosa, di una benedizione paradisiaca, in ogni caso, anche se questa entità è angelica, è comunque necessario farsi tentare dal diavolo. È comunque necessario fare luce. Lucifero è colui che porta la luce e quindi seguire questa tentazione. Sarebbe pericoloso preferire rimanere con l'angelo. Quindi la prossima puntata sarà particolarmente interessante perché capiremo perché è necessario cedere alla tentazione del diavolo. Ma tornando alla nostra temperanza, qual è l'altra carta che ha sicuramente un rapporto significativo con il nostro 14 della temperanza? Il numero 4, quindi diciamo che loro sono due facce della stessa medaglia, sono due aspetti del 4. Nella prima decina abbiamo visto l'imperatore che era appunto il nostro 4, il nostro quadrato, quindi la nostra capacità di comprendere le leggi materiali, dominarle ed essere e reggere alla realtà. Saper reggere alla realtà materiale e dominarla, essere padroni della propria vita materiale. Con la temperanza si potrebbe dire la stessa cosa, ma a un livello superiore, quindi a un livello spirituale. In realtà la temperanza si può occupare di qualsiasi aspetto, adesso lo vedremo, e portare stabilità in ogni ambito umano, dell'esistenza umana. Quindi diciamo che entrambe queste carte ci parlano comunque del raggiungimento di una stabilità.
Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio chi è questa temperanza. Innanzitutto analizziamo ciò che vediamo. Ecco, mi dispiace perché purtroppo, ve lo farò vedere qui, ho usato un arancione che finché era sotto forma di colore sembrava effettivamente un arancione diverso dal rosso. Una volta che l'ho steso, e soprattutto in video, sembra un altro tipo di rosso, cioè sembra rosso. Quindi vi sottolineo il fatto che dove vedete questo rosso arancione, in realtà nelle carte è un arancione più tendente al giallo. Ve lo dico perché si confonde molto invece con il rosso e sappiamo che i colori sono molto importanti nei tarocchi. Ma che cosa sta facendo il nostro angelo e come mai lo definiamo il grande stabilizzatore? Nel senso che abbiamo appena detto che è in grado di stabilizzare qualsiasi aspetto dell'esperienza umana. Allora, innanzitutto vediamo che sta stemperando questo fluido attraverso due anfore, quindi due poli opposti. Potrebbe trattarsi di un liquido neutrale, di un'acqua che non subisce in realtà alcun cambiamento. E quindi potrebbe essere una metafora per farci capire che in fondo le varie polarizzazioni, i vari contrasti che noi siamo chiamati ad esperire durante la nostra vita continuamente, in fondo non sono che strumenti percettivi che ci consentono di sentire la vita, che altrimenti per noi sarebbe un'esperienza neutrale. Ma in fondo questi poli non intaccano l'essenza, cioè l'essenza vitale. Non appartiene a nessuno dei due poli, poiché non è fissa, è fluida, è qualcosa di impalpabile, di indicibile. E noi paradossalmente abbiamo bisogno invece di viverla come contrasto, altrimenti non riusciremmo a percepirla. Quindi noi abbiamo bisogno di questa dualità, di questo scontro continuo, per riuscire a fare questa esperienza umana, che è proprio, come dire, strutturata sulla dualità. Senza dualità noi non potremmo nemmeno concepire l'esistenza. Saremmo in qualche modo già risolti, sarebbe già tutto integrato, sarebbe tutto uno e quindi non saremmo nemmeno qui a blaterare di tarocchi. Quindi diciamo che la nostra temperanza è in grado di riportare equilibrio laddove vi è necessità di portarlo. Spesso ci parla di una guarigione. Che può essere fisica, per esempio. Quindi, quando compare questa carta e stiamo facendo una domanda che riguarda la salute psicofisica, quindi salute a qualsiasi livello, con la temperanza finalmente si ristabilisce questo equilibrio psicofisico e quindi ci può essere una convalescenza, come dire, più veloce e quindi ci può essere una guarigione su vari livelli, magari. Fisicamente ci riprendiamo da una malattia, dal decorso di una malattia, ma anche psicologicamente, guarendo da quella malattia, è come se ristabilissimo un nuovo contatto con noi stessi a un livello anche più profondo. E spesso la malattia, comunque, ha il potere di farci poi accedere ad un nuovo stato di coscienza. Quindi spesso questa carta ci parla anche del valore della malattia. Quindi, che cosa fa la nostra temperanza se effettivamente questo liquido è neutrale e lei lo sta semplicemente facendo ballare da un'anfora all'altra? Beh, è come se in questo stadio, o comunque quando esce questa carta, noi finalmente avessimo l'occasione di percepire l'equilibrio possibile, cioè percepire al di là di questi poli. È una carta che porta sollievo, cioè qualsiasi contrasto noi stiamo vivendo nella nostra vita o stavamo vi vivendo fino a quel momento, penso ai contrasti più, come dire, traumatici e significativi che siamo chiamati a vivere tutti noi, quindi squilibri, magari emotivi, traumi emotivi oppure malattie. Ecco, con la malattia, con l'incidente, con il lutto. Con la depressione, con qualsiasi malanno, con qualsiasi tipo di malanno che può essere fisico o mentale, emotivo.
noi stiamo vivendo un forte contrasto, quindi noi siamo nel pieno della dualità quando viviamo queste esperienze difficili, di attrito. Ci sembra di vivere in uno scontro continuo, ci sembra di essere schiacciati, al di là del tipo di esperienza che stiamo vivendo, ma quando viviamo questi picchi, questi sintomi di malessere, che siano appunto fisici o psichici, o che siano anche avvenimenti della nostra vita che ci costringono a stare male, perché chiaramente se ci succede qualcosa di terribile, emotivamente non possiamo che, avere questo, diciamo, rinculo emotivo di quello che ci succede, proprio perché siamo umani. Ecco, se stiamo vivendo un periodo di particolare contrasto, quindi un periodo in cui sentiamo fortemente questa dualità, che può anche essere una dualità mentale, accentuata. Per esempio, in questo momento, nell'opinione pubblica rispetto a quello che stiamo vivendo, c'è una grande polarizzazione. Quindi anche qui stiamo vivendo un picco di questo contrasto, di questa dualità a livello mentale. Ecco, quando durante questi momenti esce la carta della temperanza, c'è l'invito, c'è la possibilità effettivamente, in realtà, di tornare a sentire la neutralità dell'essenza vitale. Cioè di fuoriuscire, quindi siamo noi stessi che siamo chiamati a fuoriuscire da una di queste anfore, da uno di questi poli, che può essere il dolore, può essere il dolore di un lutto, oppure può essere il dolore di sentirsi fortemente incompresi o vittime di ingiustizia. In tutti questi casi noi ci stiamo polarizzando perché l'esperienza umana ci vede polarizzati. E la temperanza ci aiuta a fuoriuscire. Fuoriuscire e non necessariamente passare, diciamo, al polo opposto, non introdurci immediatamente nell'anfora opposta, ci ritroveremmo nella stessa situazione. Il punto è tornare a sentirci questo fluido. Quindi la temperanza ci aiuta a ricordarci della nostra natura più profonda, che è ben al di là di qualsiasi dualità, di qualsiasi polarizzazione. E quindi anche del dolore e della gioia. È una carta che appunto ci porta sollievo, ci toglie il peso di un carico, del carico umano, dell'esperienza umana. Infatti non è una carta che, vi ripeto, può durare in eterno. È per questo che poi è necessario cedere nuovamente alla tentazione del diavolo e di nuovo incarnare in pieno l'umanità e anche l'ego. Comprendere l'ego. Inutile continuare a dire che bisogna neutralizzare l'ego, ma prima te ne devi fare qualcosa di questo ego. Se non lo usi, se non capisci a cosa serve, se pensi semplicemente che sia qualcosa che devi eliminare, non hai capito che qualsiasi cosa è messa a nostra disposizione va prima compresa. Altrimenti, se la neghi prima di averla incarnata fino in fondo e compresa, e semplicemente pensi di essertene liberato, comparirà in un'altra forma. Quindi, con questo angelo della temperanza, noi possiamo appunto riflettere sulla mediazione tra gli opposti, che in fondo nasconde la nostra vera essenza neutrale, e quindi trovare appunto sollievo, trovare la vera libertà. Poi dicevamo che appunto può alleviare qualsiasi contrasto a qualsiasi livello. Scusate la gestualità, mi sono resa conto che avevo le mani sospese, ho dovuto concludere il gesto. Comunque, troviamo simboleggiata questa capacità di adattarsi a qualsiasi esigenza di qualsiasi livello, in questo punto sul petto dell'angelo, perché sul petto dell'angelo vediamo quattro piccoli triangolini, quindi i quattro aspetti dell'essere umano, che vediamo sempre ribaditi all'interno del tarocco, quindi emotivo, intellettuale, materiale e creativo sessuale. Creativo sessuale sono insieme, diciamo creativo. Ecco, queste quattro energie, spesso noi le viviamo scisse tra loro. Proprio perché dove ci reprimiamo, magari intellettualmente, mentalmente, l'energia che reprimiamo poi la esprimiamo magari creativamente e viceversa. Quindi è necessario per noi effettuare una certa scissione. In questo modo possiamo sfruttare questi quattro campi e
e riequilibrare internamente, almeno apparentemente, cioè in questo modo possiamo reprimerci da qualche parte e poi sfogarci da un'altra parte. Chiaramente questo in realtà questo è un equilibrio apparente, l'ideale sarebbe far comunicare questi quattro campi, essere in equilibrio in ogni aspetto della nostra vita. Ecco, quindi qui ribadisce il fatto che noi viviamo separatamente questi quattro ambiti, infatti i quattro triangolini sono separati tra loro, non sono uniti da nessuna linea, però sono sovrastati da un cerchio che racchiude lo spazio vuoto grande quanto ognuno di questi triangoli, come se lui potesse ogni volta inserirsi di volta in volta quando è necessario. Intorno ad ognuno di questi triangoli. Quindi, in fondo, la capacità della nostra essenza più intima, più neutrale, è capace in realtà di connettersi ad ognuno dei nostri aspetti umani. Quindi, è scendendo più in profondità che noi possiamo ristabilire l'equilibrio di tutti i nostri aspetti e tentare di riportare un equilibrio totale. Quindi questa carta è anche la carta che ci permette di esaminare i vari aspetti della nostra vita e stabilire se tra questi aspetti c'è un equilibrio. E se non c'è, ci può aiutare a stabilirlo. Innanzitutto effettuando appunto questo esame, cioè chiamando in causa l'essenza più neutrale, siamo in grado di penetrare a fondo in ogni aspetto della nostra vita. Quindi, per esempio, se ci rendiamo conto che a livello sessuale abbiamo un problema, non è tanto polarizzandoci sulle nostre posizioni, sui nostri patemi d'animo che risolveremo la questione, ma è proprio cercando di connetterci a questa essenza neutrale, che in qualche modo riusciamo a far scorrere nuovamente le Quindi tentando di accedere a qualcosa di più profondo, di più misterioso, di qualcosa che è al di là dei contrasti e delle dualità. Inoltre, che cosa possiamo dire del nostro angelo? Un'altra cosa importantissima, sempre tornando, all'aspetto creativo sessuale, è sul fondo della sua tunica. Infatti vediamo questi serpenti, potrebbero sembrare dei serpenti gialli, aggrovigliati tra loro, quindi è come se la base dell'angelo, perché anche se un angelo e ha le ali, non sta volando, non si trova in cielo, non sta librando nell'aria, ma è ben ancorato a terra. E la sua energia, la sua capacità di riequilibrare si basa, è ancorata a terra e trae energia da questa energia serpentina, quindi sessuale, che ci ricorda la Kundalini. Ci ricorda comunque la sensualità anche dell'immagine del serpente, che è un animale di terra strisciante. Però questa sensualità, questa energia sessuale sono dominate, quindi in un certo senso sublimate. È una carta che è capace di sublimare gli istinti e le passioni, il che non vuol dire reprimerli, è una cosa molto diversa. Quindi imparare invece che reprimere e frustrarsi. Questo è un insegnamento bellissimo della temperanza. E diciamo che questo aspetto è molto legato anche all'arte, ovvero sublimando questa energia sessuale che è anche aggressività, che è anche rabbia, quindi tutti gli istinti animali che sono anche legittimi. Quindi non stiamo non stiamo giudicando questi istinti, per esempio anche la rabbia. Non è detto che sia sempre sbagliata, ma qual è il punto? È che purtroppo spesso la rabbia più grande è una rabbia che deriva da un'ingiustizia subita. E spesso una grande ingiustizia subita non è, cioè la rabbia che deriva da una grande giustizia subita non è esprimibile, non è socialmente esprimibile, non è esprimibile in modo non distruttivo, in modo non violento. E quindi cosa succede? Che spesso ci ritroviamo molto frustrati per non poter esprimere la nostra rabbia. Grazie alla temperanza, però, imparando a sublimare questi istinti, questa aggressività, che sia sessuale o un tipo di violenza dettata appunto da un senso di ingiustizia, di rabbia, di frustrazione,
Ecco, imparare a sublimare significa, invece di reprimere e quindi amareggiarsi ulteriormente, imparare a usare questa energia. Usare questa energia come un alchimista trasforma il piombo, ma volendo possiamo dire anche la merda, nel senso, sì, quello che per noi è proprio il peggio che viviamo. Che sentiamo di vivere, di essere costretti a vivere, ecco, trasformarlo finché non diventa oro. E quindi, per esempio, attraverso l'arte. Pensate a tutti quegli scrittori che hanno vissuto una vita molto frustrante perché avevano magari delle opinioni, come dire, che non erano accettate dal regime politico in cui erano costretti a vivere. E che hanno trovato delle metafore per esprimersi comunque nelle loro opere. Pensate alla rabbia che dovevano avere queste persone, che dovevano nutrire queste persone nei confronti dell'epoca che vivevano. Però trovavano il modo attraverso la loro opera di esprimere comunque la loro opinione, ma operando uno spostamento, quindi sublimando questa rabbia. E cesellando anche la propria energia sublimata, la propria frustrazione, la propria violenza anche attraverso la creazione. Quindi qui impariamo a creare con l'energia che altrimenti si polarizzerebbe e creerebbe solo contrasto. Cioè invece che essere semplicemente ricettacolo di contrasti, invece che vivere una vita di contrasti continui, dualità non filtrata e quindi rabbie, pulsioni sessuali, delusioni, frustrazioni, attimi di felicità seguiti poi da depressione, per esempio, cominciamo a, come dire, pretendere di essere qui in mezzo, il che non vuol dire non esperire questi poli. Ma vuol dire che diventiamo più forti quando siamo qui, quando siamo nel mezzo e quindi abbiamo la capacità di maneggiare questa energia, di trasformarla e di farne quello che vogliamo noi. E quindi abbiamo il potere di trasformare la nostra rabbia in bellezza, per esempio, attraverso un'opera, attraverso l'arte. Quindi, che cosa, vuole dirci la nostra temperanza? Ecco, notiamo che ha anche una scarpa viola, quindi è come se possiamo intuire che sotto alle sue vesti, che come al solito spesso nei tarocchi abbiamo queste vesti blu e rosse, quindi attivo, ricettivo, ma è come se nella scarpa viola potessimo intuire che sotto a questo a questa dualità, ennesima dualità di cui si veste la temperanza, ci sia un corpo che ha superato questa dualità e in cui questi due colori si sono mescolati. Quindi, una volta mescolati, danno il viola. Quindi, azione intuitiva, un'azione ricettiva. Quindi, ricezione e azione unite, superamento di questa ennesima dualità. Come lavorare con questa carta? Beh, possiamo proprio immaginarci di essere l'acqua invece che essere queste due anfore, invece che identificarci con le anfore che le anfore metaforiche immaginarie che ci circondano, che ci contengono, che sono le definizioni che noi stessi diamo alla nostra identità. Anche questa cosa dell'identità, l'identità alla fine diventa una gabbia, diventa un'ennesima anfora che ci polarizza. Noi siamo l'acqua che passa da un'anfora all'altra. Anche questa può essere una meditazione utile. E possiamo, per esempio, se ci troviamo in una condizione molto contrastata, possiamo immaginarci di essere l'acqua che vuole passare nell'altra anfora. E quindi proprio immaginarci scorrere fuori dall'anfora dalla quale vogliamo uscire ed entrare nell'altra anfora, senza mai però attaccarci all'anfora in cui siamo inseriti. Ecco, poi la cintura della temperanza è verde, quindi ovviamente essendo anche un angelo ci parla di eternità, l'eternità in assoluto, ma anche l'eternità naturale, quindi l'eterno rinnovarsi della natura che appartiene anche a noi, perché noi siamo comunque creature della natura. Quindi
per quanto ce ne siamo allontanati, rimaniamo comunque esseri naturali, non siamo ancora cyborg. Quindi questo eterno ritorno naturale parla anche alla nostra natura naturale, natura naturale. Il suo sguardo, appunto, è così luminoso, giallo, che forse non può guardarci dritto in faccia, non può guardarci negli occhi, altrimenti ci annienterebbe, ne rimarremmo abbagliati. Ecco, inoltre tra i capelli dell'angelo sulla sua fronte vediamo un fiore rosso. Questo fiore rosso potrebbe parlarci dell'azione, perché è rosso, dell'azione mentale ispirata dalla saggezza dell'angelo, dalla luminosità dei suoi capelli, che per quanto si tratti appunto di un'azione rossa, quindi legata anche all'istinto, potrebbe di nuovo essere il simbolo di una sublimazione, cioè trasformare un istinto, una pulsione in qualcosa di così delicato come un fiore, o addirittura come il profumo di un fiore. Quindi qualcosa di in realtà anche molto sensuale, qualcosa che comunque si ancora ai nostri sensi, all'olfatto, ma che è impalpabile, quindi estremamente raffinato, estremamente comunque invisibile, però anche penetrante come un profumo. Bene, quindi di che cosa ci parla la temperanza quando esce in una lettura? Ci parla appunto della possibilità di guarire, di ristabilire equilibrio, di sentirci protetti. È una carta che parla di protezione. Questo è l'angelo custode, è il tipico angelo custode. Quindi un altro esercizio che possiamo fare, se vogliamo lavorare con questa carta, è immaginare di avere un angelo custode, anche se non crediamo alla loro esistenza, non importa, perché è un esercizio di immaginazione attiva. E quindi immaginare che esista un'entità capace di ristabilire ogni nostro squilibrio. È una carta che al negativo, invece, potrebbe parlarci, per esempio, di eccessiva avarizia, cioè del non riuscire a lasciarsi andare a certe passioni, di non riuscire a sbilanciarsi, essere troppo indecisi, oppure la tendenza a cercare sempre il compromesso, essere troppo diplomatici. Per esempio, questo è un problema che hanno molte bilance, infatti questa è la carta della bilancia. Il cercare sempre una via di mezzo e quindi in fondo a volte dover rinunciare all'autenticità. Bene, mi sembra di aver dato un ritratto abbastanza completo ed esaustivo, quindi vi auguro di bilanciarvi grazie alla temperanza, vi invito a lavorare con lei e ci vediamo con la prossima puntata dedicata al diavolo. Nel frattempo vi invito come al solito ad iscrivervi al canale. Inoltre, se siete interessati ad una lettura, potete contattarmi con i contatti che trovate in calce nella descrizione del video. Vi ricordo anche che è possibile regalare una lettura di tarocchi, quindi visto che siamo in periodo prenatalizio, può essere un suggerimento utile. Va bene, ci vediamo alla prossima, non so mai come concludere.